Allora, innanzitutto un benvenuto, un grazie a tutti voi per essere qui questa sera da parte di Coronari 111, in una circostanza che non esiterei definire speciale, speciale sia come tipologia che come qualità di quanto vogliamo rappresentare. La musica immaginata è il titolo che abbiamo dato a questa serata, ed è praticamente l'incontro di tre tra le più grandi arti visive con cui noi normalmente conviviamo: il cinema, la fotografia e la pittura, in occasione di un concerto, di uno strepitoso concerto che si è tenuto lo scorso giugno nel Duomo d'Orvieto, un concerto di musica sacra, lo Stabat Mater di Pergolesi, eseguito dalla Chamber Orchestra L'Arco Magico, diretto dal qui presente direttore Antonio Pucci, diretto magistralmente. Di questo concerto sono state girate alcune immagini molto coinvolgenti, qui alle mie spalle ne avete un esempio, sotto la regia di Giovanni Bufalini, che è presente anche lui questa sera. E ne è stato raccolto un DVD, ed è sono state queste immagini poi immortalate dal fotografo, da Giorgio Tagliacarne, direi in modo altrettanto suggestivo e coinvolgente. Queste immagini, su cui mi vorrei soffermare un attimo, che avete alla vostra sinistra, rappresentano anche un po' un percorso ideale. Adesso purtroppo soprattutto quelle più basse non sono visibili, ma partendo da quella in alto a sinistra, questa immagine molto sfocata, direi un pochino onirica, nella quale si vede la deposizione del, se non vado errato, del Signorelli, in secondo piano, e in primo piano questa giovane madre con il suo bambino in braccio.